nacquero dunque gli uomini primitivi. Furono così tagliati in due. Ciascuna delle due parti desiderava ricongiungersi all'altra. Si abbracciavano, si stringevano l'un l'altra, desiderando null'altro che di formare un solo essere. E così morivano di fame e di inazione. La specie si stava estinguendo, ma Zeus, mosso da pietà, ricorse a un nuovo espediente. Spostò sul davanti gli organi della generazione. Fino ad allora, infatti, gli uomini li avevano sulla parte esterna e generavano e si riproducevano non unendosi tra loro, ma con la terra, come le cicale. Il suo scopo era il seguente: nel formare la coppia, se un uomo avesse incontrato una donna, essi avrebbero avuto un bambino e la specie si sarebbe così riprodotta. Ma se un maschio avesse incontrato un maschio, o una femmina avesse incontrato una femmina, essi avrebbero raggiunto presto la sazietà nel loro rapporto, provvedendo così al meglio ai bisogni della loro esistenza. E così, evidentemente, sin da quei tempi lontani è in noi uomini innato il desiderio d'amore gli uni per gli altri, per riformare l'unità della nostra antica natura. Dunque, ciascuno di noi è una frazione dell'essere umano completo originario. Per ciascuna persona ne esiste dunque un'altra che le è complementare, perché quell'unico essere è stato tagliato in due, come le sogliere. Queste persone, quando incontrano l'altra metà di se stesse da cui sono state separate, sono prese da una straordinaria emozione, colpite dal sentimento di amicizia che provano, dall'affinità con l'altra persona. Se ne innamorano e non sanno più vivere senza di lei, nemmeno per un istante. E queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dire cosa desiderano l'uno dall'altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie del far l'amore. Non possiamo immaginare che l'attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C'è qualcos'altro. Evidentemente, la loro anima cerca nell'altro qualcosa che non sa esprimere, ma che intuisce con immediatezza. Dal Simposio di Platone, 4 secolo avanti Cristo. Siamo? Quando mi sono innamorato per la prima volta, ho scoperto che il modo in cui piace amare a me è anticonvenzionale. Scopro di amarlo quando gli cade dalla tasca un fazzoletto sporco. Scopro di amarlo dalla grazia con cui reagisce nel momento in cui furtivamente lo nasconde e con la sua vergogna garbata raggiunge il cestino alla destra della cattedra e lo lascia cadere giù, quel fazzoletto, come fosse un corpo del reato. Raggiunge il banco con il naso che ancora gli cola e io non posso fare a meno di guardarlo. Lui mi sorride, poi tira fuori la mano dalla tasca del grembiule e con la grazia che lo contraddistingue
mostra il dito medio. Lì per lì il magone lo trattengo. Devo avere forza. Ci sono tutti i miei compagni che mi osservano. Non posso mica scoppiare in lacrime come una femminuccia. Ma quando torno a casa, io non so più dove mettere le lacrime. Mi cadono da ogni parte del corpo e formano una pozzanghera sul pavimento della mia cameretta. A lungo andare, quella pozzanghera diventa un corso d'acqua, un affluente del fiume più lungo del mondo, il fiume delle lacrime da non amore. L'ultima volta che mi sono innamorato, io non ho pianto più. Avevo finito le lacrime. Avevo dichiarato concluso il mio impegno con l'affluente del fiume di lacrime. Perché ho deciso di innamorarmi della persona giusta. Io, con lui, ho scoperto che la cosa più importante dell'amore è la passione. Quando una persona ti appassiona, e perché non ti stanchi mai di lei. Però io, questo amore mio corrisposto, io, a volte non lo posso comunicare, non lo posso urlare, cantare, cinquettare. Non posso. Io me lo devo tenere per me. Questa cosa qui, a lungo andare, pesa. Io voglio essere libero di dichiarare a mio padre che amo una persona, senza che lui mi gridi in faccia che sono un fallito, che non merito il suo rispetto, che non sono suo figlio. Saluti dal sindaco. Nella scaletta dice per saluti dal sindaco. Buon pomeriggio, buonasera. Buonasera. Allora, cosa dire? Allora, io penso, ne ho parlato brevemente con Federico questa domenica. Io penso di essere avanti. Ecco, la pensa esattamente, per chi lo conosce, come il presidente della Regione Calabria, Nino Strumento. Per me è un problema che non esiste, il problema dell'omofobia non esiste, non dovrebbe esistere. Credo che la nostra città sia avanti in questo campo, su questo argomento, però poi parlando con Federico, parlando con qualche amico, che mi ha partecipato alla sua esperienza, mi rendo conto che le cose non stanno proprio così. Ci sono, soprattutto in ambito scolastico, i giovani vivono, per questo abbiamo fortemente voluto la presenza delle scuole, si vivono dei disagi che portano molto spesso ad isolare ragazzi o ragazze che magari stanno anche cercando di capire qual è la loro reale situazione, quello che sarà quello che il loro sentire. Quindi ho pensato non ho mai detto di no alla banchina, però il mio sì aveva uno spirito differente rispetto a quello che è il significato. Lo faccio per fare contento Federico, che viene con noi, insomma ci dà una mano, è uno di noi tranquillamente. Poi invece riflettendo, leggendo anche il messaggio di SS Cora e di Libertas, mi sono reso conto che il problema è un problema sentito, anche il fatto di mandare via di casa un figlio, io non so come sia possibile una cosa,
di ripudiare un figlio perché ha un sentire suo, una sua sensibilità, è un qualcosa di assurdo. Quindi questa testimonianza, che non vuole essere testimonianza a favore, ma contro determinati tipi di sentire, di pratiche, di atteggiamenti, è in questo momento, posso dire, molto partecipata da parte dell'amministrazione comunale, da parte della città di Tropea, che sicuramente è una città internazionale anche sotto questo punto di vista, anche nel trattare questo argomento. Quindi io sono felice di essere oggi qui a testimoniare con la mia presenza l'impegno della città verso queste problematiche che esistono. Vi faccio gli auguri, vi invito a venire a Tropea, a parlare bene di Tropea come città, diciamo, moderna, che ha superato quegli stereotipi che magari tanti posti calabresi non riescono ancora a comprendere fino in fondo. Quindi grazie per aver scelto Tropea per questa installazione e a presto. Grazie. Io sono felicissima di condividere con voi questo momento così significativo, così importante. E voglio porgere anche a nome di Libertas e anche a nome del Comune i ringraziamenti. Intanto un ringraziamento alla comunità LGBT di Tropea che ha lanciato l'idea. Poi all'Associazione Libertas con il suo presidente Dario Godano, che l'ha subito raccolto e l'ha girato anche all'associazione che io presiedo, SOS Corai, un'associazione che vuole contrastare la subcultura maschilista, la violenza sulle donne, vuole promuovere la cultura della pace, la dignità della persona. Quindi questo tema, il tema di oggi, è nelle corde della nostra associazione. Grazie di cuore quindi a Dario anche, che ci ha girato questo suggerimento della comunità LGBT, e soprattutto grazie al Comune di Tropea, al sindaco Giovanni Macri, all'assessore Greta Trecate, che ha seguito tutte le operazioni di realizzazione della panchina, a tutta l'amministrazione comunale, che da subito ha condiviso il progetto e ha assicurato il suo patrocinio. E non solo, io sono grata al Comune di Tropea perché ha voluto per questa panchina uno dei siti più belli della nostra città, questa meravigliosa terrazza sul Mediterraneo. Grazie anche alla scuola. Sì, noi abbiamo voluto fortemente la presenza della scuola perché si combatte contro l'omofobia, soprattutto sul versante educativo. E grazie di cuore all'Aboart, alla sua presidente, alla nostra amica Maria Grazia, all'attore Francesco Carchini, che con le sue recitazioni ha creato l'atmosfera giusta per svelare questa nostra bellissima panchina arcobaleno, che ci regala due versi splendidi della grande artista Frida Kahlo, dei versi che interpretano perfettamente quella che è l'anima di questo progetto: il desiderio di costruire orizzonti di incontro, di accoglienza, di amore, di comprensione, laddove ci potrebbe essere il rischio di confini di indifferenza, di arroganza, di prepotenza, di violenza. Non è vero che non c'è più bisogno di lottare contro l'omofobia. E lo dimostrano i tanti crimini che tuttora noi realizziamo anche contro la civiltà, perché la lotta contro l'omofobia è una lotta per la civiltà. Sono passati 31 anni da quel 17 maggio 1990, anno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità finalmente si decise a togliere dalla lista delle malattie mentali l'omosessualità. 31 anni sembrano tantissimi,
ma nell'educativo non lo sono. 31 anni sono ancora pochi, perché ci vuole tantissimo tempo per incidere sulle coscienze. Io sono felicissima di condividere con tutti voi questo momento meraviglioso che serve a Tropea e che serve ovunque. Il mio augurio è che questa bellissima panchina, attraverso il suo messaggio, attraverso questo splendido sito, raccolga l'attenzione, gli sguardi di tanti tropeani, di tanti calabresi, di tantissimi visitatori provenienti da tutto il mondo, e che questo messaggio raggiunga fino in fondo i cuori. La mia speranza è che la città di Tropea, che è stata sempre una città libera, una città aperta, una città dal respiro universale, riesca a contagiare con la sua identità evoluta tutti quelli che, ammirandola, non possono che innamorarsene. Buon 17 maggio a tutti noi. Grazie a tutti per essere venuti così numerosi. Io ci tengo, a nome dell'Associazione Storico-Culturale Libertas e l'Associazione SS Corai, le due associazioni che hanno voluto accogliere questa iniziativa da parte dell'amico Federico, da parte di tutta la comunità LGBT di Tropea. A tal proposito ringrazio per la partecipazione e il patrocinio anche l'Arcigay Calabria, che è venuto oggi a partecipare con noi in questa bella giornata di festa, di allegria, di colori. Ringrazio la scuola, che è sempre disponibile soprattutto per educare i nostri giovani, i nostri studenti ai valori cardine che portano avanti i nostri due sodalizi. La lotta contro ogni forma di discriminazione, contro ogni subcultura, l'esaltazione del valore universale della libertà, la libertà dall'odio, dalla paura, dai luoghi comuni, dal sessismo, dal maschilismo. La libertà necessita sempre di manutenzione, necessita sempre di costante aggiornamento e lotta, non è mai una conquista definitiva. Pensate, oggi ricade il 40° anniversario anche da quel famoso referendum sull'aborto, ma anche sull'annullamento del matrimonio riparatore. Tante tematiche che hanno voluto segnare un passo di civiltà e di emancipazione del nostro paese, che certamente necessita continuamente di manutenzione, ripeterò sempre questa parola. E anche il sito che è stato scelto per realizzare questa panchina, arcobaleno specifico, oggi insieme a Reggio Calabria è la prima panchina arcobaleno in Calabria, che vuole lanciare proprio questo messaggio di contrasto contro, io detesto la mascherina, buttiamo con il giusto distanziamento così possiamo vederci e sorridere in attesa di poterci buttare questa pandemia alle spalle. Questo luogo, come dicevo, è il sito dove anticamente sorgeva la Porta Vaticana, l'unico accesso via terra della Tropea antica, quindi un luogo di passaggio, un luogo di aperture, ma anche di scambi, di sinergie, di apertura verso l'esterno. E proprio oggi, qua, in questa terrazza, in questa bellissima giornata che ci preannuncia l'estate, e i colori di questa panchina risplendono insieme a tutti voi. Io vi ringrazio, ringrazio gli operai, ringrazio nuovamente l'amministrazione comunale, l'assessore Greta Trecate, ringrazio gli operai che in questi giorni hanno voluto dedicare il loro tempo libero per realizzare, inverniciare e trascrivere questa bella frase della pittrice messicana Frida Kahlo. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni i confini. Quindi ecco, con il buon auspicio anche dello scampanio del simbolo di Tropea e della Calabria nel mondo, rivolgo a voi tutti nuovamente buon 17 maggio e grazie ancora a tutti, alla stampa e a tutti gli amici, ai soci e alle socie di SOS Core e di Libertas e a tutto il mondo associativo, al mondo delle scuole e al mondo della politica, un trinomio che può soltanto insieme promuovere al meglio i valori costituzionali di pace, di giustizia e di legalità. Grazie ancora a voi tutti.
prima di ringraziare tutte le associazioni, il comune, permettetemi, voglio ringraziare i miei alunni che stasera spontaneamente sono arrivati qui, perché evidentemente la problematica la vivono e la condividono. E voglio dell'istituzione superiore di Tropea per questa problematica. La nostra scuola è la scuola che educa all'uguaglianza, al rispetto di tutti, qualsiasi sia la scelta, in qualunque campo, anche in quello sessuale. La volta può apparire complicato, ma è un obbligo morale di debellare, sul nascere il fenomeno deprecabile dell'omofobia, che un semplice articolo della Costituzione di per sé non elimina. È necessario un percorso di crescita culturale che solo i docenti nelle scuole possono garantire, in primis vincendo le loro paure ed anche le loro diffidenze e i loro pregiudizi, connesse nell'affrontare il tema con gli alunni. E per svolgere questo ruolo, questa mission, noi abbiamo bisogno del Comune di Tropea, dell'associazione Libertas, dell'associazione Stesso Cuore, di tutte le associazioni che operano sul territorio, perché solo in questo modo, con questa sinergia, riusciamo ad educare i nostri alunni alla non discriminazione, all'amore e non all'odio. Buonasera. L'ordine è restrittivo, però siamo congiunti per un pomeriggio. Faccio inizio io. Intanto buonasera a tutti e tutte, grazie alle associazioni del territorio che vi siete un po' prodigati nel coordinamento dell'iniziativa. Ringrazio il sindaco che prima è intervenuto e ha voluto dedicare delle parole molto significative, anche di riflessione rispetto a quella che è l'inaugurazione di questa panchina, che è un gesto simbolico. Ma noi spesso, come realtà associative, rivendichiamo questi simboli, esattamente come la storia di questo paese ci insegna, ma così come a livello internazionale vediamo. Spesso è da alcuni simboli che partono delle grandi comunità intorno, come ad esempio 50 anni fa, anzi 49 anni fa, il movimento LGBT in Italia un altro anno si appresterà al 50° anniversario. 49 anni fa che cosa succede? Succede che un giornalista inizia a scrivere della comunità LGBT in un'ottica patologizzante. Ecco, da quel semplice comunicato stampa, da quel semplice articolo simbolico, si innescano i primi collettivi di comunità omosessuali e lesbiche. Da lì poi nasce il cosiddetto fuori e da lì nasce il movimento LGBT nazionale, che appunto un altro anno compierà il 50° anniversario, una data veramente storica. Come? Le nozze d'oro, un momento veramente veramente significativo per la nostra comunità. Io ringrazio in particolar modo Federico, lo dico veramente con grande senso di amicizia, perché quando io ho ricevuto la sua telefonata e il confronto che c'è stato con Federico, il sapere che lui ha in un certo senso innescato da una chiacchierata la realizzazione di questa panchina, e poi appunto mi ha raccontato anche dell'interlocuzione istituzionale che si è creata con il sindaco e con l'assessore Trecate, alla quale rivolgo un ringraziamento profondo anche per la cordialità, insomma, che ci siamo scambiate in queste settimane, dove lei mi ha aggiornato come procedevano i lavori, insomma, e la realizzazione, il luogo dove ci sarebbe stata l'inaugurazione. Io sono profondamente grata a Tropea. Io con Bruno, è un componente del direttivo della nostra associazione. Molti di noi si sono girati Pride non solo d'Italia ma di tutto il mondo, eppure con grande commozione, lo dico veramente dal profondo del mio cuore, molti di noi dicono che il Pride più bello, cioè quello che ha spaccato i nostri cuori di emozione, è stato quello di Tropea. Perché quando noi siamo arrivati, rifacciamolo, sì,
Quando noi siamo arrivati, io mi ricordo le riunioni che facevamo ad esempio di coordinamento e c'era la signora che ci apriva il cancello di casa per farci parcheggiare all'ombra la macchina. Quando siamo arrivati in quelle giornate da una balconata si leggeva benvenuto Gay Pride. Vi posso garantire che per chi ha vissuto percorsi come i nostri di attivismo, quella è l'accoglienza migliore che ci può essere, più di qualsiasi altra cosa. Concludo col dire di nuovo, io mi scuso con tutte le istituzioni, tutte le scuole, gli studenti, le studentesse, vi ringrazio tutti, ma il grazie più sincero va veramente a Federico, lo dico veramente con grande senso di amicizia nei suoi confronti. Quello che la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo scambiati i primi messaggi e la prima telefonata è stata il trovare un punto in comune, ovvero un percorso di grande sofferenza che entrambi abbiamo vissuto nel periodo scolastico. Ecco, molte persone della comunità LGBT si riconoscono e quello che ci unisce purtroppo sono spesso percorsi di grande sofferenza e di grande solitudine nei percorsi di crescita. Io ad esempio ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha accolto e ha sposato anche la mia visibilità e il mio attivismo in un territorio dove spesso essere visibili e attivisti in queste tematiche non è la cosa, diciamo, migliore del mondo. E da quella, diciamo, da quei racconti ci siamo proprio un po' confrontati, ci siamo veramente detti, parlati ecco a cuore aperto. E quello che io voglio dire a tutti voi, a tutte voi, è che spesso nelle nostre associazioni, in quello che noi facciamo quotidianamente, quello che ci spinge più di qualsiasi altra cosa è il combattere la solitudine delle persone LGBT, perché poi quello che proprio in cui noi ci riconosciamo, al di là di qualsiasi tipo di discriminazione, di qualsiasi tipo di difficoltà, il sapere di poter contare comunque su qualcuno e avere delle comunità, delle istituzioni che anche simbolicamente si dimostrano vicine, ecco, è il segno, veramente la risposta all'altezza delle nostre vite. Quindi veramente va cioè non ho altre cose da dire se non veramente un ringraziamento a tutte le persone che pomeriggio hanno deciso di essere qua, all'assessore, a Greta, al sindaco, insomma a tutte veramente le associazioni che si sono impegnate per la realizzazione. Quindi grazie. Visto che mi ritrovo nel ruolo, Mirella Giuffre, la presidentessa dell'associazione Agedo Reggio Calabria. Buonasera a tutte e tutti, sono felice di portare la voce dei genitori e delle famiglie dei ragazzi omosessuali. La nostra associazione è l'unica presente in Calabria, anche se ci sono più di 30 sedi in tutta Italia, ed è a Reggio Calabria da 6 anni, per cui siamo al fianco di arcigay da sempre. Quello che mi piacerebbe stasera portare come messaggio è che ho sentito anche stasera dire giustamente ci sono delle situazioni di famiglie che non accolgono i propri figli e le proprie figlie. Allora, a noi è capitato e mi sono confrontata con tanti genitori anche di altre città, non è per mancanza di amore. È proprio quella solitudine e quella paura, e quella paura della gogna sociale che si può affrontare soprattutto magari nei piccoli centri o nelle piccole città alla notizia che un figlio faccia coming out in famiglia. E allora è questo che spinge i genitori. Ci sono genitori che all'inizio, quando scoprono l'omosessualità del figlio o della figlia, reagiscono in maniera molto molto negativa, ne abbiamo sentito anche sui giornali. Però vanno aiutati, perché nel momento in cui un figlio fa coming out inizia il coming out dei genitori, perché i genitori hanno paura, sono completamente davanti a qualcosa di sconosciuto e la nostra società in questo momento non li aiuta, perché è inutile che ci nascondiamo, l'omofobia esiste, non è un pensiero, non è un'opinione, ma è qualcosa che esiste e che svilisce molte persone, le annienta molte persone e molte famiglie. Quindi la cosa importante è, nel momento in cui qualcuno dice non esiste, in quel momento già è un gesto omofobo.
la cosa che mi sento di dire anche è che ognuno di noi può fare la sua parte. Come la può fare? Cioè tutto l'anno, tutti i giorni, in qualsiasi contesto noi viviamo o agiamo, parliamo di situazioni di amore, di differenze, facciamo un'educazione alle differenze. Solo questo può far sì che la nostra società diventi più inclusiva, e questo è possibile, il cambiamento è possibile, lo stiamo vedendo. Noi nel 2016 eravamo qui, in questa piazza, c'erano dei gruppi contrari al Pride, eravamo molto timorosi, quindi oggi essere nella stessa piazza dove siamo stati ostacolati è veramente un orgoglio. E questo orgoglio, come diceva la preside, deve iniziare già dalla scuola, perché i ragazzi, se non trovano in famiglia subito una situazione di accoglienza, la seconda famiglia, lo sappiamo bene, è la scuola. Quindi il potersi confrontare con degli insegnanti o ad avere il supporto dei compagni e delle compagne li fa sentire più sicuri e non in quella solitudine di cui parlava Michela. Perciò questo mi sento di dire. Grazie a tutti. Io volevo... Vabbè, la mascherina la tengo. Ci conosciamo un po' con tutti, con chi un po' di più, con chi un po' di meno. Diciamo che a Tropea sono famoso principalmente per due cose: per essere il figlio di Tony Dubar e per essere l'unico, forse uno dei pochissimi, che ha deciso di vivere, diciamo, alla luce del sole il proprio orientamento. Perché infatti quello che vorrei dire, abbiamo parlato della comunità LGBT che ha proposto quest'idea. Mi fa davvero tanta tristezza la questione, cioè la verità, nel senso, la comunità sono stato io, in sostanza. Nel senso, ci sono pochissime persone che ancora oggi qui a Tropea rinunciano alla propria libertà per adeguarsi alla società. Non hanno forse abbastanza coraggio, perché poi alla fine è una questione di coraggio, il coraggio di essere se stessi in una società che tutti i giorni ti dice che non devi essere qualcos'altro, devi adeguarti. Vorrei raccontare in brevissimo come è nata l'idea della panchina. Io faccio parte del corpo volontariato, il volontariato volontari di Tropea, e stavamo pitturando con Greta, che non vedo, con l'assessore Greta. E così è uscita questa idea di fare questa panchina, che è stata subito accolta nel migliore dei modi. Io ero molto restio su come poteva essere accolta quest'idea, e subito accolta a braccia non aperte, forse di più, dal sindaco, dalle due associazioni che hanno poi finanziato anche la creazione, l'associazione SS Corai e Libertas, e da tutto il corpo volontari, chi l'ha pitturata, che non vedo, Domenico, Carmelino, che si è messo senza mascherina a togliere le saldature. Insomma, c'è stata subito un'accoglienza che sinceramente non m'aspettavo. La panchina arcobaleno non è solo un simbolo contro l'omofobia, è un simbolo contro le discriminazioni in generale e contro il bullismo. Io personalmente sono nato e cresciuto qui, ho vissuto il bullismo purtroppo sulla mia pelle, e diciamo che è partito dalla fine scuola media e poi tutto il percorso del liceo. Non ho mai dato una colpa alla scuola, perché gli atti di bullismo succedevano nell'immediato prima di entrare a scuola, quindi nella viuzza, scritte ingiuriose sui muri dei vicoletti con il mio nome associato alla parola ricchione, che è alt, ragazzi. La parola ricchione la usiamo anche noi, tra di noi: che vestito ricchione che ti sei messo, che musica frocia che ascolti. Il problema è come viene usata e da chi. Se per strada passa uno e mi chiama ricchione, è ovvio che sia una cosa diversa, è ovvio che viene detto per offendere, per fare del male e per in qualche modo discriminare. Quindi è qui la cosa sbagliata, non nella parola che si usa, è da chi e come viene usata. Quindi sono contento oggi ovviamente di essere qui. Tropea in questo modo lancia, anche se minimamente, perché ancora mi rendo conto che la strada è lunga, lancia un'idea di una città dell'estremo sud Italia molto aperta dal punto di vista mentale,
e con un cuore pulsante da parte delle persone, e invito davvero di cuore i ragazzi che sanno nel loro cuore di essere così. Io ringrazio davvero le donne soprattutto, perché io mi ricordo che forse sono qui oggi grazie alle mie compagne femmine di classe, perché io li vedo anche in giro questi ragazzi che si sa che sono così, e che grazie alle ragazze non sono soli, perché invece i ragazzi vedono come una mancanza di virilità il fatto di stare anche soltanto vicino a un ragazzo gay, e questa, credetemi, è una cosa sbagliatissima, perché non c'è differenza. Scoprireste un mondo ad avvicinarvi a qualcosa che per voi è rimasto sempre sconosciuto. Detto questo, volevo fare una piccolissima parentesi anche sulla legge di DL Zan, che è super attuale. La legge di DL Zan non è, ne ho sentite di ogni, credetemi, non so anche voi sicuramente, non è una legge che in qualche modo ci mette su un piedistallo. Le persone sul piedistallo sono tante altre che vanno tutti i giorni contro, in generale, i difetti o le differenze sessuali, di etnia, di tutti gli altri. Si mettono su questo piedistallo e con questo dito, diciamo, imbalsamato, giudicano tutti. Io spero che prima o poi facciano la fine di quell'estate che vedo in città piene di cacca di piccione, e che sarebbe l'ora. Come dire, la legge di DL Zan, neanche un po' Beyoncé. La legge di DL Zan che cosa farebbe? Creerebbe alla fine soltanto un aggravante. Esempio, vi faccio un esempio con la legge Mancino: se una persona fa violenza, un tipo X fa una violenza su un tipo Y, c'è già il reato. Ma con l'aggravante della legge Mancino, se questa violenza è stata fatta per questioni di etnia, di differenza di etnia, di differenza di religione, scatta l'aggravante. La stessa identica cosa succederebbe con la DDL Zan, nel senso, tu mi picchi, stai già facendo un reato, ma mi picchi solo e esclusivamente perché sono gay, e lanci quasi questo monito: attenzione gay, se sei così e lo vivi liberamente rischi di essere menato. Questo è dove agisce la DDL Zan, è semplicemente un aggravante, dove a me non cambia niente che uno si fa un giorno in più di carcere per la DDL Zan, ma è una questione anche proprio di educazione che si dà ai bulli e agli omofobi del futuro. Detto questo, mi sono prolungato forse pure troppo, grazie mille. Vorrei dare la parola alla prima coppia che si è sposata qui. Aspetta, se volete. Sì, Federico, scusate. Volevo fare un intervento. Prego, prego. Bruno. Prego, prego. Sì, i tempi sono strettini, quindi saluto a nome del mio comitato di Arcigay Reggio Calabria. Aggiungo solo, rispetto alle parole di Michela, ringraziamento alla dottoressa Macri per la bella collaborazione che c'è stata nelle ultime settimane, per l'ottimo confronto. Le dobbiamo tanto. Grazie anche a nome di Amnesty International, della Distribuzione Calabria, che oggi rappresento in veste di referente LGBT, che è stato, sono stato appena insignito di questa veste. C'è una piccola rappresentanza che è nella vicina Parghelia, quindi abbiamo cercato di mettere radici anche lì vicino, e è l'unico, in questo momento sei l'unica del territorio che può portare avanti la nostra bandiera. Quindi vabbè, e vi preannuncio che da qui a qualche minuto faremo un webinar a tema, chiaramente cercheremo di spulciare anche quelli che sono gli argomenti del DDL Zan, e sarà presente anche Luciano Lopopolo, che è presidente Arcigay nazionale, quindi lui ci seguirà da Roma, e noi abbiamo scelto di farla qui la diretta, qui dalla panchina, quindi grazie. La stiamo inaugurando. Io vorrei invitare qui Greta, delegata all'assessore. Greta! Avvicinarsi. Ti chiamavo, ma dov'è? No, è iperdinamica, sì. È un caterpillar in tempi dodici. Grazie mille. Quindi. Io, buonasera a tutti, volevo ringraziare Michela, volevo ringraziare Federico, volevo ringraziare la preside, Dario, per avermi dato comunque l'opportunità di stare vicino a voi, di esprimere quello che penso, e perché ci crediamo e che bisogna capire quello che diceva il sindaco. Noi siamo avanti e bisogna essere avanti, l'importante è il rispetto verso il prossimo, ed è questo, sempre con umiltà e rispetto, bisogna capire questo. Salve,
Salve a tutti, mi tolgo la mascherina giusto per sentirmi meglio. Sono Riccardo Cristiano insieme al mio compagno barra marito che è dietro la telecamera, che si chiama Marco Marchese. Siamo stati la prima unione civile, diciamo, tra due uomini in Calabria nel lontano 2017. Il 27 maggio infatti facciamo 4 anni. Io porto i saluti dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Da questa avventura, diciamo, è nato anche un libro che si chiama appunto Vi Dichiaro Uniti. Noi stiamo insieme da 21 anni, non stiamo insieme da un giorno, giusto per dire che comunque noi esistiamo, siamo sempre esistiti. Sono state molto belle le parole di Michela. Io penso che comunque il Pride vada fatto tutti i giorni, perché il Pride è un simbolo come è un simbolo questa panchina. Noi dobbiamo imparare che il Pride lo dobbiamo fare tutti i giorni a testa alta nelle nostre vite, quotidianamente, come dicevi tu, senza nasconderci, perché non dobbiamo nasconderci. Alla luce del sole si può vivere tranquillamente, basta essere persone intelligenti, non dover nascondere nulla ai nostri genitori. Infatti la GEDO, che è stata presente, lo ha detto: bisogna parlarsi, dialogare e capire. Cosa importante che noi possiamo fare è farlo capire alle amministrazioni comunali, attraverso le associazioni, come in questo momento è meritorio che si inauguri questa panchina. Tropea è un posto che non è soltanto un posto turistico, dove vengono persone da tutto il mondo. Siamo il borgo più bello d'Italia. Ed è il borgo più bello d'Italia. E qui ci sta un altro applauso per chi sarà il soldato senior. È molto apprezzabile che il sindaco abbia detto quelle parole riferite proprio alla collettività. Quindi cosa dire se non che si può ancora fare altro, non ci si deve firmare, perché i diritti purtroppo non sono garantiti, ma i diritti si possono sempre togliere. Dobbiamo vigilare, questo è il nostro compito, sperare, io spero sempre nel matrimonio egualitario, perché questa è una legge, secondo me, quella delle unioni civili, che sicuramente è buona ma si può migliorare, e soprattutto la legge contro l'omofobia, il DDL Zan appena richiamato, è importantissimo, perché le parole possono uccidere, possono ferire. E se una cosa che mi fa ricordare il passato, quando ero bambino, insomma, sentire parole brutte, parole che mi avrebbero fatto anche togliere la vita, e ci ho provato. Fortunatamente sono ancora qui, proprio per dire a quei ragazzi che si sentono soli: non siete soli, rivolgetevi alle associazioni come l'Arcigay Calabria, a tutte le associazioni, ma anche a un amico che può darvi una mano e dire che non sei sbagliato, anzi, se sei qui ed esisti, la natura vuole questo, il mondo vuole questo, quindi andate e amate, cosa principale. Io vi ringrazio ancora, quella è l'arcobaleno, quindi godiamoci questo arcobaleno e questa giornata di sole oggi qui a Tropea. Grazie a tutti, grazie.